Buonasera cari e gentili telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Elba Press. Apriamo con una notizia che ci porta verso l'estate, verso la primavera. Parliamo dei voli che dall'aeroporto della Pila a Marina di Campo partiranno verso destinazioni storiche come Lugano o come Milano, oppure riceveranno gli aerei con una nuova tratta, quella che vi abbiamo presentato alla fine dell'estate scorsa, quella che da Bologna porterà i passeggeri del nord che vorranno arrivare all'Isola d'Elba. Sono state confermate, ci ha detto Maurizio Furio, che Flight and Travel sui voli di Silver Air, che le tratte storiche, appunto, come dicevo prima, sono state confermate. Molto si punta su questa tratta nuova. Vediamo comunque cosa ci racconta Maurizio Furio, che alla fine si dimostra anche un po' preoccupato per il solito discorso della continuità territoriale. Riconfermiamo, come tutti gli anni e come da obblighi di bando, i collegamenti su Pisa, Firenze e Milano. Milano è ormai storico con il volo del venerdì e della domenica, mentre per quanto riguarda Pisa e Firenze ci sono solo delle piccole modifiche rispetto agli anni precedenti, alle estati precedenti, perché andiamo con l'orario, stiamo parlando di orario estivo, per far posto al volo su Bologna, che è un po' la novità di questa stagione e che è stata già lanciata, come è noto, all'Elba alla fine della stagione scorsa. Il volo del Bologna, che questa novità dovrebbe essere, come già nell'esperimento di settembre è stato, un volo alla mattina del lunedì e un volo al pomeriggio del venerdì, quindi permette sia di fare il weekend lungo sia di fare dei soggiorni settimanali. Si riconferma il Lugano, anche questo è un collegamento storico della Silver Air, che verrà proposto nelle solite giornate di mercoledì e di domenica. Anche questo permette di fare sia il soggiorno di pochi giorni sia il soggiorno settimanale. Il volo del mercoledì si interrompe ad agosto perché c'è molta meno richiesta al mercato svizzero. Il bando di continuità territoriale sta andando a scadere, finirà alla fine di gennaio. Noi auspichiamo che ci venga almeno concessa una proroga di un anno prima di fare un nuovo bando, però se il Ministero fosse in grado di gestire e organizzare il bando immediatamente, ovviamente questo darebbe una prospettiva di più anni e non di un anno solo. Però tutte queste iniziative, il Lugano e il Bologna, sono collaterali a un bando di continuità territoriale grazie al quale la base aerea all'Isola d'Elba e i costi fissi di questo aereo sono di fatto già pagati dal bando, e quindi questo ci permette di prendere queste iniziative a un costo accessibile, malgrado tutte le problematiche già note. Prenderà il via nei prossimi giorni, o per meglio e per essere più precisi nelle prossime settimane, il servizio di assistenza domiciliare sul territorio dell'Elba. Questo servizio sarà finanziato con 110.000 euro ed è un servizio complementare della sanità completamente gratuito per l'utente. Vediamo. Prenderà il via nei prossimi giorni sul territorio della zona Elba un nuovo servizio di assistenza domiciliare finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale. Il servizio sarà completamente gratuito, spiega Fabio Chetoni, direttore della zona distretto Elba, grazie ad un finanziamento del progetto di oltre 110.000 euro. Si comporrà di tre azioni che saranno attivate progressivamente. La prima, che partirà a brevissimo, si inserisce nel contesto dei servizi di continuità assistenziale tra ospedale e territorio ed è rivolta alle persone dimesse da strutture ospedaliere a seguito di cure determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19. Riguarderà persone con età superiore a 65 anni, in dimissione da un ospedale e identificate attraverso la valutazione effettuata dall'ACOT con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza. Per loro sarà predisposto un piano individualizzato con interventi di supporto e monitoraggio, igiene e mobilizzazione, educazione dei caregiver e assistenza di base in generale. Le altre due azioni riguarderanno le persone affette da demenza, con partenza da marzo 2022, e le persone con patologie degenerative ed un elevato bisogno assistenziale, con partenza da aprile 2022. Ci sono i numeri dei positivi al Covid dopo i tamponi di ieri.
Durante lo svolgimento del Consiglio Comunale di Portoferraio, il sindaco di Portoferraio e presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità Elbana, Angelo Zini, ha comunicato che i positivi, in base ai dati della ASL Zona Elba sull'isola, complessivamente risultano essere 744, che i nuovi contagiati, in base ai tamponi di ieri 27 gennaio, sono 30. I tamponi erano stati 132. Angelo Zini ha fatto sapere il motivo per il quale c'è sempre una differenza fra i dati comunicati da lui e quelli della ASL. I suoi riguardano i tamponi molecolari processati dall'ASL locale, invece i numeri della Toscana Nord-Ovest sono comprensivi dei test rapidi. Sport, cultura, ma anche nuovi temi come sanità e istruzione al tavolo della gestione associata del turismo dell'Isola d'Elba che si è riunita a Capoliveri nella giornata di ieri. Vertice fra i sindaci elbani nel corso della giornata di ieri per discutere delle nuove strategie territoriali in seno alla gestione associata per il turismo dell'Isola d'Elba. Un incontro proficuo, commenta il sindaco di Capoliveri Montagna, capofila della GAT, nel corso del quale sono stati trattati temi fondamentali, a partire dal budget per l'anno 2022 approvato nella seduta della gestione associata per un importo complessivo di 3.577.400 euro, per poi discutere di quali iniziative intraprendere per la ormai stagione turistica. Sul tavolo della discussione le proposte per le iniziative sportive e culturali di carattere comprensoriale per veicolare la domanda turistica nella bassa stagione, nonché le azioni possibili per sostenere il settore sanitario sempre più in sofferenza anche durante l'alta stagione. Su questo tema, puntualizza Montagna, dobbiamo effettuare importanti approfondimenti, ma è chiaro, dopo l'incontro di oggi, che i comuni si stanno muovendo compatti per cercare una soluzione tecnica che possa andare incontro alle esigenze sanitarie del territorio. Con gli altri primi cittadini abbiamo deciso di proseguire la discussione su questi temi in una riunione che si terrà nei prossimi giorni, conclude Montagna, perché una soluzione deve essere trovata presto, per il bene del territorio. Vi stiamo raccontando nel corso delle nostre edizioni del telegiornale di quelle che sono le richieste del forum giovanile dell'arcipelago toscano in merito ai trasporti pubblici locali. C'è ancora un intervento che andiamo a sentire. Un altro tema affrontato dal Forum Giovanile dell'Arcipelago è quello della sostenibilità dei mezzi in servizio sul trasporto pubblico locale, con la richiesta di un rinnovo del parco mezzi elbano. Uno dei motivi più importanti per cui è necessario promuovere la mobilità collettiva, dicono i ragazzi, è proprio la netta riduzione delle emissioni che questa assicura, a difesa di un ambiente sempre più minacciato e di una salute umana anch'essa fortemente assediata dall'inquinamento. Proprio per questo, secondo gli studenti, i mezzi pubblici dovrebbero essere esempio di sostenibilità, dotandosi di motori non inquinanti, sistemi di scarico moderni e soprattutto ricercando una sempre più forte transizione verso l'elettrico, che oggi all'Elba è quasi del tutto assente. Chiediamo quindi ad Autolinee Toscane e alla Regione di provvedere a rinnovare il parco mezzi elbano, terminano, acquisendo navette elettriche o ibride e migliorando le performance ambientali dei mezzi a fossile, che resteranno in uso. C'è la pubblicità, cari telespettatori, ci vediamo subito dopo, sono 30 secondi e rientriamo in studio. L'azienda leader nel settore della produzione, estrazione e imbottigliamento di acque minerali ricerca per ampliamento del proprio organico un tecnico addetto alla conduzione di impianti meccanici ed elettronici. I requisiti richiesti sono il possesso della patente B, la massima serietà e precisione, competenze meccaniche ed elettroniche, disponibilità alla formazione. L'azienda offre 40 ore di lavoro settimanali nella zona dell'Isola d'Elba, a Marciana, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il periodo di prova. I curriculum possono essere inviati a ricercapersonale.elba@gmail.com.
Con questa notizia chiudiamo il telegiornale di oggi, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.